Serata, cioè Giada Vigliacelli e Fiorindo Felicioni. Io vi ringrazio intanto per aver voluto organizzare questa serata bellissima e soprattutto per essersi voluti impegnare con passione, grande impegno per migliorare questa città, per dare un contributo a migliorarla sempre di più, questa città che noi amiamo profondamente.
che siamo convinti che possa migliorare, perché noi siamo convinti che i 5 anni trascorsi sicuramente hanno dato tanto a questa città, ma sono tante le cose che debbono ancora essere completate, affrontate e migliorate. Io dirò poche cose, io in questi giorni mi non ti avevo salutato, non ti avevo nemmeno visto, scusa Osvaldo, ciao Vincenzo, scusate, io dico sicuramente 5 anni fa questa città aveva meno cose di quelle che ha a oggi, perché sicuramente 5 anni fa c'erano delle esigenze che questa città chiedeva venissero soddisfatte. Io ricordo che 5 anni fa, ad esempio, una delle cose più pressanti che attendevano una soluzione era ad esempio la delocalizzazione del depuratore dell'Annunziata. Mi ricordo che una delle cose più che veniva chiesta con più appunto esigenza, ma soprattutto con più priorità rispetto alle altre, era quella di dismettere il vecchio depuratore dell'Annunziata. E oggi in effetti quell'obiettivo l'abbiamo raggiunto, perché quel depuratore non c'è più ormai da tempo, ne abbiamo inaugurato uno nuovo a Villa Pozzone, abbiamo lavorato in questi anni per recuperare quell'area così importante della città, già una parte l'abbiamo recuperata col Parco dell'Annunziata e nei prossimi anni dobbiamo fare altro. 5 anni fa in questa città c'era da approvare un nuovo piano regolatore, ricordate, ormai erano 20 anni Peppi che si attendeva, dal 94, da quello che sicuramente ha dato tante risposte a questa città nel 94, ma che era arrivato lungo e che ormai era già vecchio prima di iniziare a dare questi frutti. E questa città dopo 5 anni può dire che ha un nuovo piano regolatore che sicuramente sta dando dei frutti e tanti altri ne darà, chi fortunatamente in questo momento di grave crisi socio-economica che sta depauperando, impoverendo le famiglie, le aziende e tutto quanto, ha ancora la capacità di investire. Ci sono imprenditori che lo stanno facendo e altri che lo faranno, e su questo vorrò dire una cosa. Ricordo che 5 anni fa in città c'erano i cassonetti dell'immondizia, ricordate? Sì, era pieno di cassonetti, oggi non ci sono più. Non ci sono più, abbiamo una raccolta differenziata che si è attestata sopra il 65%, siamo i primi nella regione Abruzzo, questa è la realtà. Dobbiamo migliorare tanto altro però, perché noi siamo consapevoli che bisogna migliorare nello spazzamento, lo dobbiamo migliorare molto, dobbiamo essere molto attenti, questo è il nostro impegno per i prossimi 5 anni, fare sempre di più, ma con la consapevolezza che abbiamo seminato tanto che ci consentirà di farlo, perché vedete, non solo abbiamo raggiunto quelle percentuali grazie ai cittadini di Giulianova, perché non è che senza i cittadini non si faceva nulla, ma abbiamo anche individuato il gestore unico dei rifiuti, perché Giulianova è una delle 3 città in Italia che lo ha fatto insieme a Torino e Penne, e noi a breve avremo questo gestore unico che è già stato individuato, c'è un ricorso al TAR che a giorni dovrà come dire, mettere il verdetto, e con l'entrata in funzione del gestore unico noi avremo già un risultato importantissimo, quello che i cittadini aspettano da tempo e che oggi noi siamo nelle condizioni di garantire, cioè l'abbassamento della spesa nei rifiuti di 1 milione di euro, 1 milione secco annui, che capite bene ci servirà per utilizzarli in tanti altri cimenti, e da subito aprirà subito l'ecocentro e miglioreremo lo spazzamento, cosa che sta avvenendo già in questi giorni come state vedendo. Ci sarà un grande piano di manutenzione dell'esistente che abbiamo già iniziato in questi anni. Voi pensate che 5 anni fa mi chiedevano di mettere in sicurezza la statale 16, ricordate, la statale 16 era un colabrodo, avete visto come l'abbiamo messa in sicurezza. 5 anni fa c'erano dei parchi da riqualificare, ho parlato del Parco dell'Annunziata, ma c'era anche il Parco degli Eucalipti qui vicino a un tiro di schioppo, il Parco Franchi, l'abbiamo rifatto completamente con giochi, con percorsi che sono anti-infortunio, con illuminazione, con quant'altro. Abbiamo aperto un primo tassello di una ricostruzione e di una riqualificazione dell'area più pregiata della città di Giulianova, che purtroppo non è stata attenzionata in questi anni in maniera sufficiente, e parlo del corso via Tanzario Sauro. Lo dico con la consapevolezza di sapere che in questi anni abbiamo fatto tante opere pubbliche, ma quella via doveva essere attenzionata di più. Però dico anche un'altra cosa, 5 anni fa io dissi
che sarebbe stato realizzato uno dei sogni di tutti noi che siamo nati in questa città meravigliosa che io amo profondamente. Io ringrazio sempre di aver avuto l'onore di fare il sindaco in questa città, perché essere il sindaco in una città in cui sei nato, cresciuto, ti sei divertito, ti sei innamorato, ti sei sposato, è una cosa bellissima, meravigliosa. Io ricordo che 5 anni fa uno dei sogni era quello di abbattere le recinzioni dell'ex golf bar, no? Ricordate che c'erano le recinzioni lì, era un'area che non era fruibile, era recintata. Io dissi, il mio impegno sarà quello di renderci lì, al posto di quella recinzione, una piazza. Quello l'abbiamo fatto. Quello è il primo tassello di un progetto più ampio, che insieme a Giada, insieme a Fiorindo, noi porteremo avanti nei prossimi 5 anni, perché il secondo stralcio sarà Piazza Dalmazia, Via Nazario Sauro, Piazza Fosse Ardeatini, che diventerà il vero salotto buono della città. E badate bene, quando qualcuno dice no, pedonalizzare sì, pedonalizzare no, non è questo il tema in questo momento. In questo momento il tema è quello di rendere urbanisticamente e architettonicamente quel corso bello, con una pavimentazione giusta, con l'arredo giusto, con quello che serve. Poi saranno i cittadini a decidere, piano piano, i commercianti, quando sarà il momento, se o meno, pedonalizzarlo. Non è che puoi pensare prima di pedonalizzarlo e poi di arredarlo. Intanto arredalo, intanto farlo. Allora intanto, per esempio, fai come fanno, io non so se siete stati mai a Ischia, no? A Ischia ci sono degli elementi a scomparsa all'inizio del corso e alla fine del corso, che consentono nei momenti nei quali tu ritieni di fare la isola pedonale di renderla pedonale, e quando invece la vuoi carrabile la fai carrabile. Però prima hanno fatto l'arredo urbano, le panchine, il verde e tutto il resto, rendendo carrabile quando vuoi e pedonale quando vuoi. E questo noi faremo, come abbiamo fatto con Piazza del Mare. Io vorrei parlare di tante altre cose, ma non voglio rubare il tempo. Io dico una cosa, il tempo soprattutto ai veri protagonisti di questa serata. Io dico che il senso di responsabilità è quello che deve improntare e illuminare l'azione amministrativa di un buon amministratore. Io non so se sono stato un buon o un cattivo sindaco in questi 5 anni, una cosa ve la dico, sicuramente ci ho messo passione, impegno e grande, come dire, alacre, quotidiano contatto con i cittadini, e non è semplice. So bene che ci sono stati tanti errori, so bene che ci sono state tante cose che abbiamo fatto, so bene che ci sono tante cose da fare. Una cosa è certa, che noi ci mettiamo tanta umiltà, non facciamo nulla di gridato, non usiamo i toni esacerbati, rifuggiamo da qualsiasi tipo di violenza, sia verbale che fisica, proprio è lontano da noi. Noi vogliamo lottare, confrontarci con i problemi, cercare di risolvere, dare una mano al commercio che sta in grave difficoltà. Abbiamo deciso di, penso che voi abbiate letto il programma, non è che ve lo devo spiegare, vedete, ci sono dei punti che noi abbiamo voluto insieme ai candidati, perché sono quelli più importanti. Noi costituiremo un fondo di garanzia a favore delle imprese commerciali e artigianali in difficoltà, perché siamo convinti che quelle aziende che sono in difficoltà devono essere sostenute. Noi costituiremo un fondo di garanzia che andrà a garantire presso gli istituti bancari l'eventuale erogazione di prestiti, perché se non ce l'hai oggi, se stai in difficoltà, qualcuno ti deve aiutare. Se non ti aiuta il pubblico, chi ti deve aiutare? Noi saremo molto vigili, ci sono tanti punti programmatici, non voglio rubare tempo. Una cosa però ve la devo dire, una cosa a cui tengo più di ogni altra: il benessere sociale. Cosa voglio dire con questo? Io ho ricordato alcuni giorni fa, in alcune iniziative che abbiamo tenuto sul territorio, come ho scoperto con sommo piacere, penso che faccia piacere a tutti noi che siamo cittadini di Giulianova, un dato che mi era sfuggito completamente. Io ero ospite in una trasmissione televisiva, Rete 8, la rete regionale, in cui il direttore di Rete 8, Pasquale Paciglio, di fronte a me, al sindaco di Teramo, al sindaco di Pescara, tirò fuori una tabella, che è una tabella oggettiva che è stata stilata dall'organismo regionale del sociale, in cui vengono riepilogate le spese dei 305 comuni d'Abruzzo, le spese che ciascun comune affronta ogni anno nel 2013 nel sociale. Sociale è una parola importante, perché è una
un'amministrazione che non si occupa del sociale, forse. Ebbene, sapete che cosa ha detto Pasquale Paciglio? Che somma impegnata nel sociale spesa, abitanti di quella città, noi abbiamo raggiunto 25.000 abitanti, siamo a 100 abitanti dai 25.000. Ebbene, il rapporto dice che noi siamo la città che spende di più nel sociale in Abruzzo. Io sono rimasto così, un po' attonito, perché non ci credevo. Noi spendiamo 2,5 volte di più di Teramo nel sociale. E quando parlo di sociale, sapete che cos'è il sociale? È la voce che sta a comprendere la somma che tu spendi per gli asili nido, per assistenza e cura a coloro che sono in difficoltà, per l'assistenza ai portatori di handicap, per tutte quelle cose che per il condominio solidale che noi abbiamo costituito per dare un tetto a coloro che stanno a dormire sotto al ponte e che non c'è in un'altra realtà, per dare pasti a domicilio gratuiti a chi purtroppo non ce la fa, non può deambulare, non può uscire. Ci sono tante donne e tanti uomini che vivono di una piccola pensione di 420 euro al mese, non ce lo dimentichiamo. Ebbene, questa è la somma. E capite, quando uno dice, ma Giulianova spende 2,5 volte di più di Teramo, io penso che sia un punto d'orgoglio per tutti noi di Giulianova. Sapete perché questo? L'analisi è che di fronte alla crisi drammatica che stanno vivendo le famiglie, le aziende e tutto, voi sapete che anche i comuni hanno dovuto subire tagli enormi dai trasferimenti diretti e indiretti da parte di Stato e Regione, questo in tutta Italia. A fronte di questa crisi economica drammatica, ci sono stati comuni che cosa hanno fatto? Hanno detto, beh vabbè, allora noi gli asili nido, per esempio, quelli che stanno lì a presidio della diritto delle donne che fortunatamente hanno ancora lavoro di andare a lavorare, quindi di portare i bimbi al nido, ci sono stati comuni che hanno detto, beh no, noi non possiamo spendere 1 milione di euro per i nidi, li hanno privatizzati, hanno dato in gestione privata, è successo, è anche a terra. Noi invece abbiamo deciso di fare un'altra cosa, abbiamo detto no, lì noi non solo non tagliamo, ma ci mettiamo più soldi, tagliamo dove non serve. Io di questo vado molto orgoglioso, ve lo dico, poi tante altre cose le dobbiamo migliorare, lo faremo insieme, questo è una cosa importante. Ma un'ultima cosa ho notato in questi anni, ci sono sempre più donne e uomini che si rivolgono al sindaco, io dicevo sempre, tutti i giorni, e che hanno, oltre che la necessità del lavoro, 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 questa è una piaga veramente, alloggi popolari che non ci sono, io ho cercato di recuperarli, ho fatto 18 revoche di alloggi a coloro che non avevano più diritto ad averlo, perché magari fortunatamente avevano nel frattempo avuto la possibilità di acquistarsene uno di proprietà, però, qui vedo Giuliano e lo sa meglio di me, però continuavano ad alloggiarvi dentro, oppure gente che stava all'estero e continuava a detenere un alloggio chiuso impedendo ad altri di fruirne, oppure chi all'interno di quell'alloggio aveva commesso dei reati gravi, gravi, perché magari aveva spacciato stupefacenti con sentenze passate in giudicato, e io ho detto no, quelli se ne vanno. Allora qui in questa città dobbiamo essere tutti capaci di alzare la voce quando dobbiamo difendere i diritti degli altri, non quando dobbiamo dire male agli altri, noi questo non diremo mai. Allora facciamo questo, ne abbiamo recuperati 18, sono pochi, sono tanti, qualcosa è. Mi rammarica il fatto che prima di me altri non l'avessero fatto, forse staremmo meglio, e noi le abbiamo date a quelli che ce ne stanno tanti che ne hanno diritto. Io per esempio quello di Achille Di Rocco, no? Che poi mi ha pure denunciato, mi ha portato, vabbè, perché dice che io l'ho perseguitato, no, io si poteva chiamare pure Francesco Mastromauro. Se Francesco Mastromauro avesse commesso un reato connesso agli uso dei stupefacenti all'interno di quell'alloggio, e siccome l'articolo 34 della legge regionale 96-96 dice che uno del genere non ci può stare in quell'alloggio, io gliel'avrei tolto, perché io sono per il rispetto della legge. Quell'alloggio noi l'abbiamo dato, Giuliana lo sa, a una famiglia composta da un nucleo di due genitori disoccupati con 4 figli minorenni. Penso che questo sia il sociale. Ultima cosa, dicevo alloggi, lavoro, ma soprattutto una cosa che è triste, che sinceramente la notte non mi fa dormire, di gente che viene da me e non ha difficoltà a pagare le bollette delle utenze di Enel, di metano, ci sta gente che, a cui hanno tagliato il metano perché non le poteva pagare. Questa non ce lo possiamo consentire. E allora nel nostro programma, d'accordo con tutti noi,
abbiamo deciso di fare una cosa, oltre a tutte le opere pubbliche che abbiamo fatto, a quelle che vogliamo fare, a migliorare lo spazzamento, la manutenzione dell'esistente, a rimettere a posto le strade, però una cosa, non ci possiamo permettere che una persona non abbia i soldi per pagare le bollette. Questo non, nessuno di noi se lo può permettere, siccome io ho avuto l'onore di essere il padre di famiglia di questa città, ho chiesto e tutte le liste che mi appoggiano sono state d'accordo di costituire un fondo di solidarietà come quello a garanzia dei crediti da erogare alle imprese in difficoltà, un fondo di garanzia per il sociale, ma non costituendolo con le risorse della famiglia Giulianova, cioè di tutti voi. No, non è questo, è semplice farlo. Lo costituiamo dimezzando le indennità del sindaco, degli assessori comunali, scarnissime vi dico, perché noi, le indennità per noi sono veramente risibili, non sono paragonabili nemmeno a un decimo di quelle che prendono in Parlamento, per capirci, farebbero bene a diminuirsi le loro, a dimezzarsene, ma noi l'abbiamo fatto, sapete perché? Non per piaggeria, perché bisogna dare segnali. Questo lo facciamo andare a amministrare e migliorare l'agire amministrativo. Quel calzelletto sarà costituito da circa 6.000 euro al mese, che vi assicuro potrà dare molto sollievo a tante persone che non ce la fanno, e io di questo sono orgoglioso. Una cosa però mi rammarica profondamente: noi questa l'abbiamo presentata il 5 aprile, Giada Fiorenzo, vi ricordate? Il 5 aprile noi abbiamo fatto questa proposta, io l'ho fatta a nome della coalizione, oggi è il 20 di maggio, sono passati esattamente 45 giorni, non c'è stato neppure uno degli altri 6 candidati sindaci che abbia detto siamo d'accordo, lo facciamo anche noi. Io ogni volta, oggi ho fatto un altro confronto televisivo, ho chiesto loro, ma siete d'accordo? Nessuno ha detto di sì. Questo fa tristezza, perché cioè, fare l'amministratore della cosa pubblica secondo me è un servizio, ciascuno di noi lo deve fare pro tempore, deve avere un ruolo nella società come lo ha Giada, Fiorindo, io, ci mettiamo la faccia, ci mettiamo l'impegno, non è facile, no? Confrontarsi con tutti voi, perché ci si mette, come dire, come lo scolaro o l'alunno che si mette alla giudizio dei professori, che sono i cittadini, devono farlo. Io sono uno di quelli che se uno mi giudica io prendo quello che mi si dice, però il pubblico amministratore deve essere quello che pure fa di necessità virtù e ci mette la faccia e soprattutto dà il buon esempio. Noi lo vogliamo dare, vi chiediamo di darci il contributo, il consenso per continuare a fare questo, e vi ringrazio veramente di cuore. Io passo la parola a questo punto a Giada e la ringrazio di nuovo per quello che sta facendo. Grazie Giada. Grazie a te. Buonasera. Chi non mi conosce, sono Giada Migliacelli, sono la prima esperienza politica, sono candidata con una lista civica per l'attuale sindaco, lista civica per Francesco Mastromauro sindaco. Ho intrapreso questa, diciamo, avventura perché credo fortemente nel nostro sindaco, per quello che ha fatto per la nostra città, e credo che il contributo di noi ragazzi, noi giovani, sia fondamentale per tutti. La cosa più bella da quando mi sono, diciamo, in giro, si è saputo che mi sono candidata, è che sto diventando portavoce di quelli che sono i problemi dei cittadini, dal problema più banale al problema più difficile magari anche da risolvere. Penso che un candidato al Consiglio debba fare questo, essere portavoce dei cittadini, portavoce dei problemi poi che per quanto possibile si possano poi risolvere a livello comunale. Ovviamente in questo periodo parlare di politica è difficile perché l'intera nazione sta vivendo un periodo durissimo, sia per le varie vicissitudini politiche sia per la grave crisi che stiamo vivendo. Non si può dare la colpa di questo, ovviamente non può ricadere la colpa a livello locale, a livello sulla nostra città. Quello che possiamo fare è migliorare alcuni aspetti per Giulianova. Io da ragazza vivo, come molti altri, i problemi di una ragazza di 29 anni, che possono essere innanzitutto la disoccupazione, che è il problema che sta affliggendo praticamente quasi tutte le famiglie. Non è facile trovare lavoro proprio perché a livello
livello nazionale la situazione è veramente difficile. Quello che piacerebbe migliorare a me, visto che siamo una città di mare, per poter dar linfa a Giulianova, almeno sfruttare al massimo quello che può essere la stagione estiva. Abbiamo una bellissima città, abbiamo un porto invidiato a livello penso provinciale, un bellissimo porto turistico, abbiamo una spiaggia bellissima. Il problema di Giulianova è che la maggior parte dei turisti è di un'età diciamo abbastanza adulta ed è gente che resta poi nelle strutture alberghiere e non riversa poi diciamo il contributo che potrebbe poi andare ai commercianti. Questo perché diciamo vivono principalmente la struttura alberghiera in toto con serate organizzate. Noi abbiamo avuto un incremento del turismo, però questo turismo non si è poi riversato sulla città, non ha dato beneficio alla città. Ed è proprio per questo che... Ed è proprio per questo che sono fatta delle domande e ho cercato di trovare una soluzione. Noi abbiamo una bellissima struttura a Giulianova che potrebbe essere sfruttata proprio per favorire un turismo prettamente di giovani, perché sono loro che poi escono, sono loro che poi spendono, sono loro che danno vita alla città. Io sono una ragazza e la sera non voglio uscire negli altri paesi, voglio restare nella mia città. Abbiamo questa struttura che è la Rosa Maltoni, che giace come un relitto in fondo al mare, sul lungomare in questo caso. È una struttura che attualmente non è ancora in mano del comune, ma c'è un progetto per riacquisire questa struttura, lasciare poi una parte per quello che era la propria destinazione iniziale, che era comunque una struttura per le maestre in pensione, quindi una parte di quella struttura resterà comunque per quella, diciamo, quel tipo di turismo, ma una parte della struttura sarebbe bello riversarla su un tipo di fare un villaggio per esempio per i ragazzi. Questo porterebbe non solo un gran turismo di giovani, ma magari invoglierebbe anche esempio gli stabilimenti che sono chiusi nonostante un'ordinanza del sindaco che permette loro di fare ristorazione, musica. Noi vediamo, immagino un turista che arriva, magari un ragazzo che arriva in un villaggio, fa 500-700 metri a piedi, trova tutti i locali chiusi, rigira, arriva a Tortoreto, Giulianova non ci viene più. Quindi bisognerebbe comunque creare un flusso di persone. Questo flusso non si crea solo con le persone che vengono qui a fare la settimana, perché la maggior parte delle persone come noi che ci spostiamo nelle altre città vengono dai paesi vicini, quindi prendere un turismo non solo di altre città, di altre regioni, ma un turismo nostro, dei paesi limitrofi, che può essere Bellante, può essere Teramo. Abbiamo visto come l'organizzazione della Notte Bianca ha avuto un successo favoloso in questi anni, quindi questo ci fa capire che a Giulianova la gente può venire, se comunque vengono date le possibilità di organizzare degli eventi idonei a accettare tutte queste persone. Questo si fa attraverso un calendario, noi abbiamo già da Giulia eventi, molti commercianti hanno fatto un'associazione per infittire questo programma. Ovviamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché ci vogliono delle idee, non è il comune, non è il sindaco, siamo noi che dobbiamo proporre. È ovvio, questo comporta chiusura delle strade, musica, però bisogna fare un sacrificio comune, perché i benefici riverseranno su di tutti. Questo significa che le attività apriranno nuovi locali, gelaterie, gli chalet, è un turismo che porta beneficio a tutti e almeno per l'estate si andrebbe a ridurre anche una parte di disoccupazione, molti ragazzi comunque riuscirebbero almeno per la stagione estiva ad avere un'occupazione. Ovvio, i problemi sono tanti, il progetto è grande ed è difficile. Il comitato dei commercianti è stato già creato e porterà, penso, beneficio, non so se si riuscirà già da quest'estate, ma già dalla prossima estate. Io personalmente ho già fatto una proposta, in giro mi è piaciuta, spero che l'anno prossimo si possa realizzare. E io, oltre ovviamente questa parte che... in quanto ragazza magari posso essere proprio prettamente io interessata come prima persona, ci sono tantissimi problemi.
ogni consigliere comunale mi auguro che prenda questo impegno per il cittadino, per migliorare qualcosa alle persone, rendergli la vita migliore. Può essere un tombino chiuso, può essere un albero che sta per cadere, qualunque problema che per me o per un'altra persona è insignificante, per una persona può, per altre persone può essere fonte di disagio e di problemi. Io spero che in questa, diciamo, 26, dopo le elezioni, quando usciranno i risultati, a prescindere da chi uscirà della mia coalizione, mi auguro che si possa dare spazio ai giovani, a persone nuove che hanno voglia di fare, che hanno voglia di impegnarsi e che hanno voglia soprattutto di credere che Giulianova può migliorare, non alloggiarsi sugli allori, ma credere fino in fondo che Giulianova possa migliorare. Io non mi sono candidata così, io mi sono candidata perché credo fortemente nella figura di Francesco Mastromauro, che si è impegnato in questi anni. Uno può dire poteva fare di più, poteva fare di meno, ma è una persona molto disponibile e attualmente tra i candidati sindaci che ci sono è l'unica persona a cui dare fiducia per, in questo periodo di crisi, per dare continuità a un progetto già iniziato che ha bisogno di fiducia per continuare 5 anni a portare avanti determinati progetti. In un momento così di crisi un cambio al vertice potrebbe essere distruttivo per Giulianova, quindi oltre alla mia figura io appoggio pienamente la figura del mio candidato sindaco, in cui credo per pienamente. Grazie, lascio la parola. Complimenti alla mamma, è bravissimo. Bravo, bravo. Sembra un consigliere già rodato, diciamo, quindi è già un buon viatico. Il problema è mio che non sono rodato. Tu sei un operativo, tu sei per... Io sono palazzo stanza. Io sono palazzo stanza. Oddio. È caduto Osva. Allora, Fiorindo Felicioli per la lista Mastromauro. Allora, io appoggio Francesco perché abbiamo bisogno della continuità. La continuità, i problemi ci sono, i problemi economici ci sono tanti, commerciali tantissimi, però io penso che si possano risolvere in una maniera molto tranquilla, non molto esagitata. Noi sono promotore della Movida da oltre 8 anni, 9 mi sembra, 9 anni, abbiamo cominciato con poco, con pochissimo budget, però grazie al comune che ci ha dato sempre il patrocinio per il suolo pubblico e per città, siamo stati aiutati in un modo esemplare. Abbiamo avuto molte difficoltà con budget vicino allo zero. Abbiamo sofferto tanto, però abbiamo fatto i primi anni veramente eccezionali. Io vorrei tornare a fare quegli anni, i primi anni di quel movimento, che veramente mi ha dato soddisfazione e penso anche alla gente, perché camminava per la via, era contento, vedeva cose nuove, vedevano prodotti a chilometri zero della nostra provincia. E si vedeva che era una cosa piacevole. Io voglio ritornare a ricondurre quel tipo di progetto che avevamo iniziato io e i miei colleghi Palantrani e Cerello Danilo di quegli anni. Noi dobbiamo vendere il nostro marchio, il marchio Giulianova, per i suoi beni, per la cultura che ha, perché noi dobbiamo vendere il nostro marchio Giulianova
il nuovo progetto Expo 2015 che ci sarà tra non molto, e quello porterà tanta gente qui da noi, porterà quello che serve a noi, il tedesco, il russo, gli investitori, quindi sono investitori che vengono qui e vengono a portare denaro. Come? Investendo in qualsiasi modo, l'importante è che porta denaro, perché porta produttività. E quello è un piccolo cruccio che bisogna rendere il nostro portale fuori dal nostro territorio. E poi niente, come ha detto il sindaco, stiamo dando aiuto ai giovani che vogliono cimentarsi a fare una nuova attività tramite questo fido bancario che verrà dato a chi ha bisogno dei giovani, e aiuteremo anche chi non ha sostegno economico da parte, chi non ha un lavoro. E cosa dire? Io sono qua, non mi dilungo perché la serata è andata oltre le aspettative, però il mio impegno è grandioso. Amici qui sanno che ho dato disponibilità in qualsiasi momento e lo darò adesso e sempre. Grazie. Achille, tu volevi dare un saluto. Ci abbiamo anche un candidato alla regione. Achille, noi ci abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno perché questa... Io una cosa ve la devo dire, no? Molto spesso noi parliamo di ospedale, parliamo di Teramo Mare, parliamo di ferrovia, di stazione ferroviaria, parliamo di argini, di erosione. Molti forse non, o di alloggi popolari, molti non sanno che queste sono tutte competenze della regione Abruzzo, cioè il comune purtroppo non ha competenze in materia, quindi se vogliamo migliorare la qualità dei servizi offerti dall'ospedale, se vogliamo ridare centralità alla stazione ferroviaria, se vogliamo completare il quarto lotto della Teramo Mare, che è diventato l'Ubavo e Ducocco, se vogliamo ripristinare gli argini, ma su questo ieri sera io ho dato anche dei dati, a breve partiranno i lavori, se vogliamo dare tutte queste cose dobbiamo avere una regione più presente, più amica, diciamocela tutta, che non guardi a Giulianova come a una città che, siccome non è dello stesso colore politico, allora si deve osteggiare, ma dobbiamo avere dei nostri rappresentanti forti che facciano gli interessi non della municipalità di Giulianova, ma della città, distretto Giulianova, perché la città è Giulianova, non ce lo dimentichiamo, per il suo ruolo storico e baricentrico è una città distretto che va molto oltre la sua popolazione residente, perché non è solo la città di 25.000 abitanti, Giulianova serve un bacino di oltre 80.000 abitanti con il suo ospedale, la sua stazione ferroviaria. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria, senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi sacchi degli esperti, magari poi vestirmi con un fesso per
per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria, senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo tutto aperto nel futuro. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria, senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto molti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro alla fine della strada.